Ciao ragazzi, bentornati sul canale ufficiale Langa Studios. Io sono Andrea e sono qui per presentarvi un progetto che vi farà sia andare dietro le quinte nel lavoro dei nostri videomaker, sia vi farà venire fame, perché parliamo di ristoranti e parliamo più che altro del fatto di fare un video per un ristorante utilizzando solo immagini e nessun video. Questo vuol dire che le immagini statiche andranno rese in qualche modo dinamiche, in qualche modo in movimento. Come facciamo? Una soluzione interessante è inserirle, come in questo caso, in un video typography per integrarle con del testo, in modo che possa durare quei 10-15 secondi che ce lo fanno essere utile per delle promozioni sponsorizzate, per esempio su YouTube o su altri servizi di streaming video. Per la prima slide, per esempio, possiamo utilizzare un effetto di rotazione zoom sulle foto, sulle altre possiamo usare un mosaico, delle maschere e così via. Continuiamo ad aggiungere differenti effetti anche sui nostri testi, perché qui ci possiamo prendere la briga di giocare un po'. I nostri testi non devono essere lunghissimi, è un video typography, quindi una massimo due parole, perché il video ha un ritmo molto veloce, quindi non bisogna leggere tanto. Per esempio possiamo incorniciare il nostro testo, possiamo inserire delle rapide sequenze di parole che ci portano alla prossima slide, insomma possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo anche utilizzare gli effetti che abbiamo già inserito in altre maniere, quindi riutilizzarli, o utilizzare delle maschere, quindi l'effetto al contrario vi fa vedere l'immagine all'interno della scritta. Possiamo usare dei finti effetti flash grazie al contrasto bianco-nero. Possiamo veramente giocare in modo che l'inquadratura sia il più creativa possibile e l'immagine non sia mai una foto stampata sul nostro video. Poi utilizziamo ovviamente una musica appropriata, quasi certamente uno stomp beat con percussioni, battimani, un ritmo frenetico, chiudendo con un semplice logo in fade e voilà, monsieur, il risultato finale.